Assessore Cesini, il presidente Molinaroli ha ringraziato l'amministrazione comunale per il lavoro che state facendo e per l'attenzione che state mettendo per l'eventuale salvezza del Copra. A che punto siamo? Ma noi abbiamo fatto un percorso in questi mesi cercando di dare una mano, come facciamo sempre con tutti, laddove c'è una possibilità. Il Copra da un anno e mezzo sta vivendo una situazione difficile, questo lo sanno tutti, e probabilmente fra tutti i figli che abbiamo è quello più in difficoltà, quindi il cercare di aiutare per mantenere la pallavolo di altissimo livello Piacenza e per le soddisfazioni che ha dato la città a questa squadra negli anni, ma per le persone coinvolte, gli appassionati, credo fosse dovuto. È chiaro che il nostro grado di difficoltà è quello che vivono tutti quanti, soprattutto nel mondo sportivo, ma nella crisi economica ci sono difficoltà a reperire fondi. Il lavoro che abbiamo fatto è stato quello di intercettare persone e cercare di veicolarle al presidente Molinaroli perché poi seguissero i discorsi e le trattative nel caso in cui si riuscisse a costruire una trattativa. Mi auguro che la situazione possa portare un esito positivo, sicuramente non abbiamo lasciato nulla di intentato, abbiamo lavorato sempre costantemente su questo argomento come su tanti altri, ma con lo stesso impegno, con la stessa serietà. Se poi si riuscirà ad avere ancora una A1 di pallavolo saremo veramente lieti e onorati. Viceversa ci faremo una ragione dettata dal fatto che quello che potevamo mettere in campo l'abbiamo fatto.